dopo la pole, il successo nella sprint sarà il grande favorito per la vittoria anche oggi nella gara più lunga da 20 giri, dovendo guardarsi le spalle da un avversario insidioso come Alex Rins, che è un ottimo interprete del circuito delle Americhe. Tutto quello che vi sto raccontando da seguire sul canale di riferimento Sky Sport MotoGP. C'è anche la possibilità di seguire a partire dalla gara 3, ovvero dalle 18, poi 19:15 la Moto2 e il Gran Premio alle 21, tutto quanto anche su Sky Sport 1. Continua nel frattempo, parliamo sempre di motori, lo spettacolo, il trofeo monomarca di Toyota arrivato alla terza edizione, e allora sempre più piloti al via al bordo delle GR Yaris per vivere al meglio l'esperienza del rally. La GR Yaris Rally Cup riaccende i motori in occasione del rally Regione Piemonte qui tra le strade iconiche di Alba, per tanto spettacolo e adrenalina e per vivere assieme tutte le emozioni targate Toyota, con me oggi Matteo Bobbi, ambassador di Toyota Gazoo Racing. Matteo, che cosa ci possiamo aspettare da questa seconda tappa con tante GR Yaris davvero competitive? Sì, innanzitutto è il record di iscritti, 15, che è davvero un numero importante. Siamo nella seconda prova stagionale, un rally complicato quello di Alba, è difficile, estremamente veloce, quindi ci sono anche delle difficoltà che vengono proprio dal tracciato. Insomma, un rally dalle tante difficoltà, ma tanta emozione come sempre. Tanta emozione, allora Matteo, che noi siamo pronti per andare a rivedere. La seconda prova della stagione ha premiato la costanza dell'equipaggio di casa Macchiauda Higuera, secondo gradino del podio per la coppia Facco Doria, che passa al comando della classifica assoluta dopo un passo falso di Paperino nel finale. Terzo, Paleari in coppia con Bozzo, che confermano le doti racing e velocistiche di una GR Yaris in continua crescita. Toyota e LoJack collaborano da 30 anni, siamo al loro fianco in tutte le iniziative. Noi offriamo un servizio che aiuta a aumentare la sicurezza per i clienti. Le competizioni sono, direi, passione che condividiamo al 100% e naturalmente innovazione. Il risultato, il successo porta tutte le aziende a fare sempre di più. Successo per chi nella notte americana, i playoff NBA, lo spettacolo che non manca davvero mai. Al via i playoff NBA, si parte da Philadelphia, dove Brooklyn resta in partita grazie ai canestri di Dinwiddie e con un primo tempo da antologia di Michael Bridges, che segna 23 dei suoi 30 punti prima dell'intervallo. La coppia Harden-Embiid però è troppo per i Nets, sono 23 con 13 assist per il Barba, ne mette 26 il centro dei Sixers, che vincono gara 1. A Boston, Atlanta sprofonda nel primo tempo, chiuso sotto di 30 lunghezze e con un pessimo 1 su 16 da 3 punti. Funziona tutto invece in casa Celtics, che sfiorano il 40% di squadra dalla lunga distanza.